Ciao a tutti, siamo qua dai teloni delle fragole, quelli che saranno i teloni delle fragole. Come vedete li abbiamo già stesi e li abbiamo rincalzati ai lati. Quest'anno sono più vicini al capannone che è là, cioè questa è la casa, là c'è il capannone, quindi quando si tratterà di raccogliere saremo più avvantaggiati e più vicini. Adesso dovremmo vedere il prossimo anno se riusciremo a coprire queste due fila con gli archetti o con gli archi grandi proprio da tunnel come quelli dei pomodori, perché non sappiamo se ne abbiamo abbastanza e comprarli costano veramente tanto, quindi insomma non sappiamo bene se, insomma, di spese ne abbiamo già abbastanza in questo periodo, quindi insomma, adesso vedremo come fare. Come vedete qua abbiamo messo il tubo per irrigare che è collegato ai due irrigatori a goccia che sono sotto il telone e qua c'è l'attaccatura per collegarlo proprio al tubo generale dell'acqua quando si tratterà di dover annaffiare tutti i vari buchetti per piantare le fragole. Che sono quei famosi irrigatori di cui avevamo parlato, che li avevamo comprati di recente, che avevamo visto che dalle zucchine funzionavano molto bene. Vi vogliamo mostrare le piante delle fragole, che le stiamo pulendo praticamente dalle foglie, insomma, un po' bruttine, che si sono un po' rovinate, e le abbiamo prese oggi dal vivaista. E le stiamo pulendo dalle erbacce, poi stiamo togliendo anche le piante, insomma. Allora, stiamo togliendo appunto le foglie, queste brutte che hanno la muffa, però, quindi prima che si espanga su tutte le piante, poi insomma le faccia morire, e le andiamo a togliere e poi inoltre andiamo a togliere le fragole, queste fragole qua appena nate, perché proprio i frutti. Perché siccome queste sono piante che dovranno poi produrre i frutti a maggio dell'anno prossimo, e adesso non ha senso tenere queste che cioè portano via forza alla pianta, quindi le andiamo a togliere. Usiamo queste forbici che va bene anche per tagliare l'uva, se avete notato sono le stesse. Appunto andiamo a togliere. Falso. Tolgo qua direttamente tutto e poi qua le foglie brutte le vado proprio a rimuovere dall'attaccatura. Vai, vai. E il nostro vivaista ha fatto il possibile per trovare le fragole alba migliori, però purtroppo questa è una varietà che e si andrà perdendo. Infatti ci ha fatto capire che questa insomma è l'ultima partita di fragole alba che è riuscito a trovare, ci ha messo anche un bel po' a trovarle e quindi nei prossimi anni saremo costretti a cercare un'altra varietà buona sempre di fragole. Ecco qua, adesso stiamo piantando, vi faccio vedere appunto come le piantiamo, lo avrete visto anche dagli altri video. Come vedete sono piantine con la zolla, quindi non sono più quelle frigo conservate che andavano piantate con quell'attrezzo biforcuto, ma sono appunto con la zolletta, quindi si fa al buco, si sposta la terra dal buco, si mette la piantina e poi si copre con un po' di terra. Ecco qua.
Ecco qua. Come vedete ne abbiamo già piantato un bel po'. Adesso ce ne mancano ancora. Poi quest'anno ci sarà anche la novità delle fragole bianche. Praticamente sono delle fragole per l'appunto bianche, non rosse, il classico colore rosso della fragola, ma saranno bianche. E insomma, siamo curiosi di provarle perché è una novità.